Roma sta diventando un far west, ormai tutti possono fare quello che vogliono, la criminalità è in escalation incredibile, ci sono addirittura esecuzioni adesso in strada, no? L'hai sentito ieri, Sì. tre omicidi ieri, pum Sì. pum pum. Vi ricordate nel far west i film di cowboy, che no, Alan Ladd, Randolph Scott, mi ricordi i grandi, John Wayne, no? Pistole lì qua, insomma, camminavano, uno dava fastidio, duello, pum pum pum, fuori. Cioè, sta succedendo lo stesso. Cioè, non c'è sicurezza, non c'è. Che se ne dica? Non c'è governo! Non c'è governo! Ma Vito, tu sai come la penso? Secondo me in realtà c'è una grossissima difficoltà in questo momento storico a far capire alle persone, e probabilmente non c'è solo una difficoltà, c'è una volontà di non far capire alle persone quello che è lo stato reale delle cose, dei fatti. E io ho scritto un pezzo recentemente che si intitola La furia del cane cieco. Perché la furia del cane cieco? Perché c'è una furia diffusa. Tu gli dai spazio con le telefonate, questo è indubitabile. C'è un odio mortale, mortale, tant'è che si spara in strada contro la politica. E tuttavia cieco perché? Perché la gente non riesce a vedere quelle che sono le reali cause della situazione in cui ci troviamo e non riesce a capire che i politici contro cui ci scagliamo, Grillo, PD, PDL, hanno una responsabilità grande finché si vuole, ma molto relativa rispetto alle reali cause del problema. E le reali cause del problema è che noi non abbiamo più la possibilità di autogovernarci. Noi abbiamo perso la nostra indipendenza, noi abbiamo perso la nostra autonomia, noi siamo sostanzialmente uno stato schiavo di poteri altri che si trovano fondamentalmente in due capitali europee che sono Bruxelles e Francoforte. Allora, nel momento in cui noi abbiamo un paese come l'Italia, che per autogovernarsi dovrebbe avere per esempio la possibilità di fare una politica monetaria attraverso una banca propria, e non la può fare, tu puoi chiamarti PDL, puoi chiamarti PD, puoi chiamarti Grillo, ma incidere realmente sullo stato delle cose e sulla politica non lo puoi fare. E la grande vittoria di coloro che ci stanno conducendo in questo stato di servaggio e di servitù permanente è che hanno fatto credere alla gente che il problema sono i politici ladri. Io sai che sono un teorico dell'anti-retorica sulla casta. Cioè io quando sento parlare di casta mi viene l'orticaria. Ma non perché non sia d'accordo che la politica ha sperperato i soldi, ma perché quello non è il reale problema. Cioè il problema non è che la politica sperpera i soldi. Il problema è che ci hanno privato della possibilità, in quanto cittadini, di governare un paese che ha una cassa in mano, cioè che i soldi li può fabbricare. Tu pensa, e poi chiudo, magari ci torno dopo, alla follia del MES. Una delle cose che mi sorprende a me di questo periodo storico, perché i media continuano a parlare di cose irrilevanti come la casta? Perché è un problema irrilevante la casta, a fronte di problemi reali come ad esempio l'istituzione del MES, il meccanismo europeo di stabilità. Sai cosa vuol dire il MES? Vuol dire che per aiutare i paesi europei in difficoltà hanno istituito questo fondo di 700 miliardi di euro a cui contribuiscono i vari paesi europei in proporzione alle loro risorse. L'Italia deve dare circa il 17%, 125 miliardi di euro, soldi nostri, tuoi, miei, loro, ok? Questi soldi cosa servono? Servono a finanziare i paesi come eventualmente l'Italia che un domani dovessero trovarsi in difficoltà. Quindi nota il paradosso. Noi diamo soldi nostri a un fondo che se poi noi siamo in difficoltà ce li presta e noi dovremmo restituirgli i soldi nostri maggiorati degli interessi. Allora io chiedo, perché i giornali, i grandi quotidiani, la grande stampa, le grandi televisioni non parlano di queste cose che sono da ospedale psichiatrico? Allora, o ci sono dei matti lì fuori che hanno costruito la follia che si chiama Europa Unita e dalla quale dobbiamo uscire di corsa, e se qualcuno mi dice, e se qualcuno mi dice che non si può fare tecnicamente e giuridicamente, gli rispondo da avvocato che si può fare, e se qualcuno mi dice ma sei pazzo, se tu fai una cosa del genere che cosa succederà? Chiedo, ma quando è che l'abbastanza diventa troppo? Cioè quando è che la melma in cui siamo immersi diventa tale per cui non possiamo più respirare? Allora noi dobbiamo porci questi problemi. Viviamo in uno Stato che è stato deprivato di sovranità. E quindi noi non contiamo più nulla, e quindi che vinca il PD o il PD. Tant'è che oggi governano insieme, Vito, cioè non c'è una differenza sostanziale. Napolitano l'ha ben detto, è un governo politico, PD e PDL hanno sostanzialmente le stesse linee guida, e le linee guida ce le hanno uguali perché se le fanno dettare da fuori, cioè appena Letta è stato eletto.
eletto Letta, ha preso l'aereo e è andato fuori a parlare con la Merkel. Okay, le nostre linee guida vengono fatte da chi ha i cordoni della borsa. I cordoni della borsa ce l'ha la BCE, noi siamo uno Stato senza una banca nazionale, perché di fatto la nostra banca nazionale è esautorata, non possiamo fare politica europea, quindi siamo destinati ad essere schiavi e dobbiamo rassegnarci. Daremo magari ogni tanto il voto di protesta a Grillo perché dice che i politici sono ladri. Punto. Fine della borsa. Quanta ragione. Pronto? Pronto. Pronto. Buongiorno, Vito. Gabriella da Cesena. Gabriella, buongiorno, mi buongiorno. Dica. Buongiorno, delusissima. Volevo dirle, lei ha detto che è il Far West, no? E io invece, io guardi, agognerei se fosse Far West, perché nel Far West c'era lo sceriffo John Wayne, che tra l'altro era un datore di destra, quindi poi una bellissima figura. Lo sceriffo sistemava le cose, pam pam, ai delinquenti e tanti saluti al secchio. Questa è anarchia totale, è... Il 68 realizzato e ci ha portato la sinistra a questa situazione, perché contro tutte le regole ormai ha svirilizzato ogni situazione. E quindi io magari fosse Far West, veramente penso sarebbe già un progresso. E io non ho dovuto votare, però guarda, se dovevo andare a votare probabilmente non avrei votato PDR, perché sono così irritata, perché se il liberalismo significa cedere su questioni importanti come la questione, per esempio, la corruzione sessuale, a me mi dà molto fastidio. Ultimamente si è proposto insomma di una certa cedevolezza verso le nozze omosessuali, insomma, che a me è una cosa che mi fa, per me è orripilante, mi fa rabbrividire proprio. Ecco, allora è inutile. E se voi seguite, vi fate intimidire dal PD e seguite le loro orme, tanti saluti e buonanotte a sé, che ci sta a fare nel PDL. Tanto vale che vinca il PD, per dire, no? E tutto vale rovina, muoia Sansone con tutti i filistei, poveri noi. Questo volevo dire. Grazie. Che ne dice, Grazie, Gabriella. Che ne dico io? La cosa più bella è che voi diciate la vostra, è vero o no? Io. Quello che ha detto l'avvocato. Il ragionamento che ha fatto l'avvocato lo condivido. Aspettavo proprio l'ultimo che dasse le soluzioni, perché prima ha dato.